Francesco Menna, asilo Carlo Della Penna, quali sono le novità, come si dovrà procedere in futuro? Dopo quella famosa delibera di giunta regionale del 2001, di quel governo regionale che voleva e vedeva attribuire alla regione la gestione del Carlo Della Penna, del Genova Rulli e del Sant'Onofrio, e dopo che il Vescovo ha fatto ricorso a quella delibera attribuendosi nel 2006-2007 circa la proprietà e la gestione finalmente del Genova Rulli, e dopo che il comune di Vasto per anni si è battuto a che il Carlo Della Penna fosse e tornasse nella sua legittima proprietà, perdendo in realtà la gestione del Sant'Onofrio, in questi giorni abbiamo portato in consiglio comunale una delibera che chiude finalmente questa storia, una delibera consiliare con cui il sindaco, l'amministrazione comunale di Vasto, dopo l'accatastamento avvenuto in data 22 dicembre 2016, dice al consiglio che l'iter di acquisizione al patrimonio di questo bene si è concluso in data 28 marzo. Ora spetta al comune, finalmente il comune sarà finalmente nelle condizioni, nella legittimità di impegnarsi per dare giusto lustro, il giusto destino a questa struttura. Bisognerà considerare se è possibile ristrutturarla, se in realtà, essendo la struttura vetusta, antica, anche rispetto alle leggi attuali sulla sicurezza e su quelle che sono le scuole, avendo questa struttura il destino di essere finalizzata all'istruzione scolastica, essendo questo il volere del Carlo Della Penna, dove si dovrà valutare quindi se ristrutturarla o buttarla giù per ricostruirla. Ma questo non lo posso dire io, non lo può dire il sindaco, lo diranno i tecnici. E poi naturalmente da qualche giorno, quindi finalmente, l'amministrazione comunale potrà attivarsi per reperire i fondi, le risorse, a che il Carlo Della Penna sia funzionale alle attività istruttive e didattiche. Io invito tutti, consiglieri di maggioranza, di opposizione, a trovare le risorse, a andare a capire dove possiamo andare, in quali sedi, in quali bandi partecipare. Io già mi sono attivato e spero che darò seguito a quello che è il volere di Carlo Della Penna e a quello che è il desiderio anche della città, ovvero ritornare ad una scuola dove vi è presenza di giovani, dove vi è presenza di professori, dove vi è presenza di istruzione. Thank you.